Ciao e bentornati in Room Africa. Il nostro prossimo speaker è Valerio Maggio, che parlerà di Parallel and Large Scale Machine Learning. Dani, scusa, puoi abbassare poco quella luce così magari. Bene? Sente? Bene così, grazie. Ok. Beh, il titolo credo che sia abbastanza esplicativo. In modo spero di non, come dire, tradire le vostre aspettative con questo. Ovviamente ci ho ragionato molto sul taglio da dare al talk e ho cercato di dargli un taglio molto pratico, anche perché siamo a Python, per cui è interessante vedere come Python risolve certi problemi. E ho preso spunto proprio così stamattina, un po' al talk che ha fatto Daniel su sentiment analysis, in cui ha fatto vedere delle tecniche di sentiment, delle tecniche di machine learning in qualche modo applicate a testo per sentiment analysis. E in buona sostanza ho deciso di cambiare un po' gli esempi e fare in modo da mostrare lo stesso problema, o grosso modo lo stesso dataset, però visto con una prospettiva diversa. Il suo obiettivo era online, quindi voleva essere efficiente e rispondere in tempi rapidi a delle richieste. Noi qui vogliamo provare a risolvere la faccenda provando a distribuire il carico di computazione, quindi lavorare sia in parallelo che in maniera. Prima cosa io, insomma, chiedo sempre che cosa vi aspettate che machine learning sia. Effettivamente ormai credo che l'argomento sia abbastanza diventato popolare, anche nella Python, questo collegato anche a quello che diceva Fabio nel keynote, in cui diceva che Python trova molte applicazioni in ambito scientifico, e questo è molto vero. Sicuramente machine learning non è esattamente qualcosa legato ai robot, è qualcosa che è in qualche maniera correlato, ma non è. Il termine machine non ha niente a che fare con i robot. Questo è come dire, un false friend che cerco di chiarire immediatamente. Machine learning a colpo d'occhio è tutta questa serie di roba e, come vedete, ci sono varie parole a diversa grandezza che compaiono, tra cui dati, sicuramente è un punto molto interessante del machine learning. E statistical perché c'è molta matematica dietro. E machine learning in teoria è algoritmi che analizzano dati e che apprendono dai dati, detta veramente in soldoni. Per farvi alcuni esempi noti di machine learning, possiamo considerare il caso della linear regression, cioè della regressione in questo caso lineare, che è veramente abbastanza famoso come esempio. L'idea qual è? Immaginate di avere tutti questi punti nello spazio in cui avete, come dire, coordinate x e y, volete trovare l'andamento, qual è la funzione che meglio approssima l'andamento di quei punti. In questo modo, quando arriverà un nuovo valore, qualvolta avrete un nuovo valore sulla x, potrete stimare con esattezza quale sia il valore della y. Della regressione. Sembra abbastanza semplice come problema, effettivamente. Però è una delle basi su cui si fondano gli algoritmi di machine learning. Ancora, altro esempio che è quello che stresseremo oggi con gli esempi. Classificazione. Immaginate di avere sempre queste palline nello spazio, colorate in due modi diversi, il proiettore non ci aiuta. Diciamo che queste sono bianche, celesti, e queste qui sono rosse. Volete fare in modo di trovare il margine nello spazio di separazione di questi punti, in modo tale che la prossima volta che voi vedrete un dato, gli potrete dare un colore, rosso o blu. Okay? In particolare,
questo esempio mostra un margine di separazione che è già una versione evoluta degli algoritmi di machine learning. Se qualcuno non ha mai sentito parlare, algoritmi di questo tipo sono quelli basati su SVM, cioè Support Vector Machines. Sono classificatori cosiddetti a massimo margine. Ultimo, non ultimo per importanza, una terza tipologia di problemi abbastanza standard nel machine learning è il clustering. Il clustering, a differenza di prima, abbiamo tanti punti nello spazio, ma questa volta non sappiamo il colore. E vogliamo capire se tra questi punti esistono delle regolarità, in modo che tutti i dati possano essere raggruppati in gruppi, cioè cluster. Infatti l'idea è di partire da quella visualizzazione per arrivare a una cosa del genere, per identificare gruppi di oggetti nello spazio. Ora io ve l'ho semplificata moltissimo, questi sono degli esempi. L'ho semplificata moltissimo, però sappiate che questi tre esempi si basano su tre approcci di machine learning completamente diversi. Due non esattamente, non proprio completamente diversi, ma sono tecniche differenti. In generale, le pipeline di processo di un algoritmo di machine learning, in questo caso si parla di supervised learning, ha una premessa che vorrei fare. Esempi di regressione, classificazione, clustering fanno parte di una categoria di algoritmi di machine learning che prendono il nome di learning by examples, cioè apprendere dagli esempi. L'idea qual è? Vedere un sacco di dati che forniscono gli esempi, in base a questi esempi il mio algoritmo è in grado di apprendere la funzione di learning che sto cercando. Quindi nel caso in cui stia facendo classificazione, apprendo la funzione di classificazione. Nel caso in cui voglia fare regressione, apprendo la funzione che fa la regressione dei dati. Nel caso in cui voglia fare clustering, prendo i dati e genero una funzione che apprende dai dati le similarità e quindi genera i gruppi. I due esempi, lì, regressione e classificazione, fanno parte di questa categoria di algoritmi di learning. Si chiamano supervised, cioè con supervisione. La supervisione dov'è? È in questo pezzettino qui. Infatti, in generale, una pipeline di elaborazione di un algoritmo di machine learning funziona così. Si parte dai dati. Tra l'altro, una premessa, questo grafico è fatto con Matplotlib, caso in cui ve lo stiate chiedendo. E, come dire, un incipit per l'altro talk di domani è vedere anche cose del genere con Matplotlib. Chiusa parentesi. Ora, l'idea qual è? Partire da un insieme di dati che possono essere di tipologie differenti, perché gli algoritmi di machine learning funzionano su dati generici. Non importa che sia testo, non importa che siano immagini, non importa il formato del dato. Anche perché il passo successivo è il feature vectors, cioè la trasformazione dei dati in elementi, vettori di feature. Le feature per gli algoritmi di machine learning sono i dati fondamentali su cui si deve basare il learning. Oggi Daniel nel suo esempio ne ha fatti vedere varie volte, lui parlava di testo e per lui le feature erano le parole. Okay? L'idea in questo caso quale sarebbe? Prendere uno stream di dati testuale e considerare come feature, cioè come elementi informativi per l'apprendimento, le parole. Okay? Feature è esattamente questo. Nel caso in cui si parla di immagini non abbiamo il concetto di parole. Le feature potrebbero essere ad esempio i pixel o un insieme di pixel, immagine, magari delle regioni di spazio, oppure un altro esempio di feature potrebbe essere l'istogramma, potrebbe essere una feature. Una volta che i dati sono stati tradotti in un vettore di feature, nei vettori di feature vengono dati in pasto all'algoritmo di machine learning, per cui vedete gli algoritmi di machine learning prendono un array di feature, quello che viene prima è preprocessing. Nel caso di supervised, l'algoritmo di machine learning, supervised machine learning, prende insieme alle feature anche l'insieme delle etichette, cioè dei dati che sono etichettati. L'etichettatura serve per dire all'algoritmo, ok, questi dati che stai vedendo, nel caso della classificazione ad esempio, come faceva Daniel nel sentiment analysis, l'idea qual è? Lui prendeva i tweet, a fianco ai tweet prendeva le corrispondenze, qualcuno oggi gliel'ha chiesto. Ho detto, ma il tuo algoritmo di machine learning come funziona? Il training funziona così:
funziona che oltre a prendere le parole, mi so anche, che in realtà sarebbero i tweet nel suo caso, oltre a prendere i tweet prendo anche il valore del sentimento, quelle sono le etichette, sentimento positivo e sentimento negativo. Questo perché? Perché l'algoritmo in base a questi dati di ingresso si allena, infatti si parla di training in questo caso. L'algoritmo in base a questi dati si allena, genera la funzione di apprendimento in modo tale che sui dati nuovi, quelli che arriveranno poi quando l'algoritmo è pronto, i dati verranno sicuramente tradotti in feature vector, ma a quel punto il modello di predizione è pronto. E la label attesa. Faccio ancora l'esempio del sentiment analysis di Daniel, non per crocifiggerlo, ma semplicemente perché è lo stesso che vediamo successivamente, per cui l'idea è una volta che prendo tutti i tweet etichettati e ho trovato la funzione di apprendimento, quando vedrò dei nuovi tweet saprò dire se quelli sono buoni o cattivi, cioè se il sentimento è buono o cattivo. Però devo partire da qualche dato che è etichettato. Questa è la precondizione degli algoritmi supervised. Nel caso in cui si parli di unsupervised invece, vedete che questo pezzo manca ed è esattamente questa la differenza. Esempi sono il clustering. Il clustering vuole raggruppare oggetti, trovare gruppi di oggetti. E a questo punto qual è? Non c'è labeling, ma gli algoritmi sfruttano le similarità tra le feature di oggetti. Per cui i gruppi di oggetti, i cluster di oggetti, si identificano in base alle similarità dei vari oggetti che vengono analizzati. O per meglio dire, in base al valore di similarità dei vettori feature. Bene, questo veramente at glance. Ora, machine learning Python powered, questo è, come dire, scusatemi la parentesi, ma conclude il minimo di teoria che ho messo qui dentro. Machine learning Python powered, c'è tanta roba in Python che fa machine learning, c'è PyML, c'è Orange, Shogun, PyBrain, MLPI, Scikit-learn, che è quello di cui parliamo oggi. La eterogeneità di questi sono tutte librerie in Python più o meno equivalenti, anche se hanno focus differenti e in realtà hanno anche alcuni main language differenti, nel senso che per esempio PyBrain è fortemente orientato alle reti neurali, mentre PyML è sufficientemente general purpose come Shogun, soltanto per questi due, Shogun come main implementation è C++, che è wrappato in Python, ok? Noi oggi vedremo scikit-learn perché è uno dei toolkit attualmente di machine learning più utilizzati, con una comunità veramente molto attiva, e a differenza di altri è fortemente pythonico perché è basato si fonda su NumPy, SciPy. A colpo d'occhio quello che si può fare con scikit-learn è la seguente roba. Io qua pure mi ammazzo. Ora, la filosofia con cui si evolve scikit-learn è la seguente. Scikit-learn non vuole essere onnicomprensivo, perché immaginate bene che algoritmi di machine learning ne escono veramente con eccessiva frequenza e ognuno ha le sue caratteristiche per risolvere determinati problemi. La filosofia di scikit-learn è essere il più general purpose possibile, cercare di includere all'interno della libreria metodi che trovano larga applicazione nella community. Questa è la filosofia con cui si è sviluppata scikit-learn e continua a evolvere. Infatti, se voi vedete in lista, qualche volta ci sono richieste particolari per cui scikit-learn supporta questo tipo di algoritmo di learning. In realtà spesso, se non c'è un chiaro caso d'uso nella community di largo impiego, questo non viene accettato come integrazione. Tornando alle cose che si diceva prima, scikit-learn offre supporto per classification, clustering, regression, che sono le tre macro famiglie abbastanza più utilizzate di algoritmi di machine learning, e inoltre dimensionality reduction, che è una cosa di cui ha anche parlato Daniel oggi, in maniera forse un pochino più. È una
è un'immagine che ovviamente non vi racconto perché andrebbe a perdere tutto il pomeriggio, però l'idea è, guardate, è molto interessante e dà una sorta di flowchart per capire quando e in che modo utilizzare le funzioni di scikit-learn. L'idea principale, la cosa di cui parlavamo prima, era esattamente questo. Leggo, qui c'è scritto available label data, nel caso di no si va sul clustering perché è unsupervised learning. Se abbiamo dati etichettati si va su classification. Quindi questi per ricoprire le cose che ci siamo detti qui. Tornando agli esempi, come si fa in scikit-learn una roba del genere? Questo tra l'altro è generato con scikit-learn. C'è una funzione che si chiama MadeBlobs dentro scikit-learn. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, una cosa importante, scikit-learn, oltre a fornire, una delle cose che a me piace molto di scikit-learn è che oltre a fornire una un'ampia varietà di algoritmi di machine learning, quello che offre anche è datasets su cui provare gli algoritmi, sono quelli lì disponibili e ampiamente utilizzati, ne esistono vari, che sono dataset di testi, immagini, oppure delle funzioni che generano dei dataset fake, come in questo caso, infatti qui generiamo dei blobs in modo totalmente casuale e lo facciamo anche in una maniera più o meno controllata perché facciamo in modo che questi blob abbiano due centri localizzati in due posti nello spazio. E per trovare questo margine si utilizza una funzione che è l'SVM, come vi dicevo prima, il Support Vector Classifier, che è un classificatore massimo margine che calcola proprio roba del genere. E in particolare, se proprio ci tenete a sapere un po' di teoria, questi appaiono su questi margini tratteggiati sono i support vector, da cui il nome della tecnica. Vi faccio notare che tutte le funzioni di classificazione hanno un'interfaccia comune delle API di scikit-learn che sono il metodo di learning e il metodo fit secondo scikit-learn. Perché fit? Perché si fa un fitting del modello a partire dai dati etichettati. Infatti in questo caso MakeBlobs cosa fa? Torna le coordinate dei valori x e le etichette associate a ogni coppia ascissa ordinata, perché qui siamo in due dimensioni ovviamente. Invece per quanto riguarda il clustering, stesso modo per generare dati fasulli, in questo caso per oggetti sono 4, e utilizziamo un algoritmo di clustering che forse a molti di voi potrebbe essere già noto, che è il K-means o K-means. Probabilmente per chi ha, come dire, avuto un po' di esperienza minima con questa roba, ne avrà sicuramente sentito parlare. La differenza fondamentale con le tecniche di prima, in questo caso, come dicevo, non abbiamo dati etichettati, per cui dobbiamo dire quanti cluster dobbiamo ottenere in output. E infatti questo è, come dire, il drawback di tecniche unsupervised, perché non so quante sono le classi che io posso generare, per cui devo dirgli in questo caso col K-means quanti cluster voglio. Voglio trovare nei miei dati 4 gruppi. Un piccolo dettaglio, volevo chiederti se è possibile fare il best fit del best fit, nel senso trovare qual è il fit migliore per il numero di cluster, dicesse iterando sul numero di cluster per trovare la migliore. Sì. Io molti dettagli ovviamente non li ho detti, però ecco, qui K-means cerca 4 cluster e fa una sola iterazione. Il punto è che K-means quando parte sceglie dei punti nello spazio a caso e poi itera fino a che un certo punto converge ad una configurazione dei cluster che è stazionaria, cioè non cambia dopo un certo numero di iterazioni. Solo che l'inizio è random, quindi dipende molto dall'inizio, per cui tipicamente si fanno diverse iterazioni. Questo è già un tentativo. Secondo, si potrebbe provare, naturalmente poi si deve valutare la bontà del cluster, ci sono delle misure di valutazione della bontà del fitting del modello e in base a quello si potrebbero cambiare i cluster, assolutamente sì.
lo si può fare sia nel caso supervised che nel caso unsupervised. Addirittura nel caso supervised si può addirittura, sempre con scikit-learn, provare a, a cercare il modello che meglio apprende dai dati etichettati. Delle tecniche che lo fanno, che combinano il dataset in, in maniera opportuna. Ok, quindi in soldoni, machine learning cos'è? Machine learning è basato in essenza su questi tre punti. Esiste un pattern nei dati, ma non lo possiamo identificare matematicamente, ma abbiamo i dati per scoprirlo. Per cui machine learning significa algoritmi che lavorano su dati. E nel nostro caso, che è poi il caso più generico, questi dati sono spesso tanti. Per cui, come dire, interviene immediatamente un'esigenza, cioè quella di rendere questi algoritmi rapidi o in qualche modo efficienti. Tra l'altro in Python la cosa potrebbe essere particolarmente sentita. Lo sappiamo bene, Java è dietro l'angolo, molti dicono sì, vabbè, ma io uso Java perché è più efficiente, bla bla bla. E a noi questa cosa non ci piace, a me personalmente non mi piace. Per cui bisogna trovare dei meccanismi per rendere la computazione più trattabile e più efficiente. Il modo c'è. La parallelizzazione in Python è possibile, e parallelizzare nel nostro caso significa provare diverse configurazioni. La parallelizzazione può essere fatta single machine, multiple core, cioè sfruttando i core di una singola macchina, oppure multiple machine, multiple core, quindi in questo caso introduciamo anche la componente distribuita. Python, per questi casi, per la prima famiglia di parallelizzazione, esiste sicuramente multiprocessing, che è il primo caso da considerare, joblib, che è un'altra libreria, che è inclusa in questa disamina per un motivo preciso. Dall'altro lato ci sono approcci con IPython Parallel, che è molto 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 bello, e ne vedremo. E Disco, che è una delle tante librerie in Python, pure Python questa volta, che implementa il famoso MapReduce. Ne avevi parlato anche tu oggi di MapReduce. Ok, quindi vediamo il primo caso, giusto a colpo d'occhio come si può fare in Python un po' di parallelizzazione. Multiprocessing. Multiprocessing è una libreria, è libreria standard di Python, mette a disposizione un metodo pool, scusatemi, una classe pool, e la parallelizzazione può essere fatta in modo veramente molto semplice. C'è una funzione map che funziona esattamente come una map di Python, della libreria standard. Map non fa altro che prendere una libreria, un iterable e chiamare, scusatemi, prendere una funzione, un iterable e chiamare per ogni elemento dell'iterable la funzione presa in ingresso. In questo caso noi vogliamo chiamare type su ogni elemento di questa lista, solo che naturalmente, essendo in map di multiprocessing, il pool è creato con 4 processi, per cui questo map creerà un processo per ogni chiamata a type, e questo è il risultato. Volendo noi possiamo farlo anche in maniera asincrona, per cui chiamiamo map async e aspettiamo il risultato e otteniamo la roba. Ok? Quindi veramente molto, molto semplice e facilissimo da utilizzare. Sicuramente ha il vantaggio di avere un API molto semplice, è parte della libreria standard, cross-platform, quindi supporta addirittura Windows, ha un minimo di supporto per shared memory, perché è una delle cose su cui poi dovremo ragionare, nel senso che quando io parallelizzo devo anche tenere in considerazione il fatto che possa avere casi di memoria condivisa. Poi ha un supporto per sincronizzazione, quindi primitive di sincronizzazione. Al contrario, joblib è un altro, è un'altra libreria che è inclusa in questa lista perché è integrata direttamente dentro scikit-learn e ha la possibilità di fare semplice parallel computing, ha in più funzionalità di logging e tracing delle esecuzioni parallele e soprattutto ha la possibilità di gestire disk caching, cioè dei dati, delle memorizzazioni temporanee dei dati che possono essere facilmente recuperate, quindi caricate e scaricate, in buona sostanza una serializzazione efficiente. Ad esempio, l'interfaccia è veramente analoga a quella di, in qualche modo,
di librerie analoghe a JobLib, se conoscete. La cosa interessante è che JobLib, come vi dicevo, è fortemente integrata in scikit-learn, tanto che alcuni metodi, ad esempio cross-validation, grid search, cross-validation, random forest classifier, prendono tutti quanti un parametro che si chiama endJobs, che permette direttamente dall'interfaccia di scikit-learn, senza nessuna scrittura di codice aggiuntiva, dire alla libreria che quella computazione che viene fatta in questi tre casi, questi sono tre casi di esempio, deve essere distribuita sul numero di job indicato dal costruttore delle classi. Quindi è intrinsecamente parallelo. Ancora, altro caso, multiple machine, multiple cores. IPython Parallel è quello che ho preso in considerazione per primo. Sicuramente ha capacità di parallel processing ed è veramente molto molto forte, veramente un ottimo strumento. E aggiunge alla potenza del multicore distributed computing funzionalità di load balancing, cosa non banale, e soprattutto la possibilità di lavorare direttamente in shell con tutta la potenza che ci possiamo portare dietro di IPython. Vediamone subito un esempio. IPython Parallel ha una classe client, naturalmente una cosa che ho dimenticato di portare nelle slide, c'è un comando che voi dovete eseguire per avere il supporto di Python Parallel che è IPCluster. IPCluster serve per far partire il numero di processi che voi volete utilizzare con IPython Parallel. Ancora, ecco qui un esempio di sfruttare la potenza dell'interactive shell. Non so se lo conoscete, ma IPython ha questo comando px che serve a che indica dentro la shell di IPython che questo pezzo di codice deve essere eseguito in maniera analoga per tutti i core di IPython Parallel. Per cui in questo caso noi abbiamo un client che ha 4 processi in ascolto perché l'ho lanciato con 4 processi. Questo codice verrà eseguito su 4 processi in maniera del tutto analoga. Quindi abbiamo parallelizzato completamente l'esecuzione di questo task, che è una print in questo caso. Quindi ancora, qui abbiamo giusto per farvi vedere un po' come vengono gestiti i processi ed è per farvi rendere conto che dietro le quinte in realtà lancia dei processi. Chiamiamo where I am, in cui prendiamo in buona sostanza il get PID e il get hostname da socket della libreria standard. Se lo lancio senza PX, quindi sto lanciando direttamente dentro IPython, mi ottengo questo risultato. Versione di slide, lo vediamo dopo probabilmente quando va sugli altri processi, scusate. Altra cosa interessante è il Direct View, che è una cosa che noi utilizzeremo, ed è lo strumento con cui noi possiamo creare ambienti di esecuzione con IPython Parallel. In questo caso, ho fatto una Direct View con Where I Am, ok. Where I am, ho applicato la funzione Where I am in Direct View su 4 processi, ciascuno di questi. Lo posso fare anche getDict, ritorna tutti i dati. GetDict è importante perché in buona sostanza ogni processo ha il suo dizionario con i dati che deve gestire. Infine disco è, come dire, un'implementazione di MapReduce. Non so se avete idea di come funzioni MapReduce. MapReduce è una libreria che è diventata famosa perché Hadoop è strausato per queste cose, ok. Però la premessa doverosa che è necessaria fare in questo caso è che MapReduce si può utilizzare soltanto se le funzioni che noi vogliamo parallelizzare con MapReduce sono tradotte nel paradigma di MapReduce, perché MapReduce è un algoritmo sicuramente potente, soluzione ingegnosissima, veramente molto elegante,
però ha il drawback, passatemi il termine, del fatto che se volessimo usare MapReduce dobbiamo tradurre la nostra computazione in protocollo MapReduce. Questa traduzione che significa? Significa che la computazione deve avvenire in questo modo, cioè che l'input deve essere splittato in un numero arbitrario di mapper, che sono... MapReduce si chiama così perché ci sono due componenti principali, mapper e reducer. I mapper prendono in ingresso delle porzioni di input e generano delle coppie chiave valore. Queste le chiavi che generano i mapper sono le stesse chiavi con cui i reducer faranno emergere dati. Okay? Per cui chiavi uguali confluiranno in reducer identici. Questa è l'idea. Per cui la computazione deve essere fatta in questo modo. Bene? Con disco è possibile fare una cosa di questo tipo. Quindi una, come vedete, codice sempre molto, molto semplice e interfacce di esecuzione abbastanza simili. Questa è la potenza di Python, in sostanza, rendere tutto con un'interfaccia molto molto semplice. Ok, questo per darvi un po' la panoramica di quali potrebbero essere degli strumenti da utilizzare. Vediamoli ora in azione con casi d'uso di machine learning. Primo punto, noi abbiamo detto, degli algoritmi di machine learning è feature extraction, cioè estrazione delle feature. Feature significa, ve lo ricordo, identificazione delle informazioni rilevanti per il mio dato. In questo caso noi facciamo text feature extraction, quindi le feature per noi sono testuali. Dentro scikit-learn esiste un feature extractor che si chiama count vectorizer. Count vectorizer non fa altro che allenarsi su un insieme di documenti in input, che sono questi tre. Una volta che il modello si è allenato, fit, come vi dicevo prima, il learning, effettivamente, crea un count vectorizer, lo addestro, faccio il training su questi tre documenti, e vocabulary tira fuori un dizionario Python che ad ogni termine dei documenti di partenza associa un ID, il cosiddetto term ID. Okay? Per cui ogni termine distinto avrà un numero distinto, perché quel numero identificherà univocamente quel termine. Bene, questo a che serve? Serve per dire che quando io analizzo vari documenti devo essere sicuro che voglio contare quali sono i termini che appaiono nei diversi documenti, lo facciamo tra poco, devo identificare sempre i termini uguali con lo stesso numero, se no non ho in modo di capire quali sono le occorrenze di un termine tra i diversi documenti che analizzo. Infatti, una volta che ho fatto il learning, utilizzo una funzione transform che mi trasforma, mi prende in ingresso i documenti di test, quindi diversi da questi qui su cui mi sono allenato, e mi stampa una matrice, che è questa X, viene riportata in ordine di ID, quindi nell'ordine degli identificatori dei termini ritornati in vocabulary, quindi allenati precedentemente, le occorrenze nei diversi documenti. Ad esempio, in questo caso il termine 367, il termine con ID 6, che ora non ricordo qual è, termine con il D6, cioè is, appare nel primo documento, eccolo qui. I documenti in questo caso sono tre e ci sono. Chiaro fino a qua? Ok, queste invece sono le parole che sono state estratte da questi documenti, secondo il learning che ho fatto prima. Ora, immaginate che io questo lo voglia fare in maniera massiva, su tanti dati. Il problema qual è? Ce ne sono vari. Il primo è che Count Vectorizer costruisce un dizionario Python alla fine, perché è soprattutto è tutto in memoria, per cui su grosse mole di dati una roba del genere non scalerà mai. Okay? Inoltre, una computazione di questo tipo non la potrò mai parallelizzare, perché se parallelizzassi il tutto dovrei comunque garantire che l'ID associato all'account vectorizer sia univoco per gli stessi termini.
Invece, Counter Vectorizer banalmente, tra virgolette, non fa altro che identificare, identificare ogni termine con un numero progressivo in base alle proprie, in base a come lo trova nel testo. Ma se questa identificazione avviene su macchine diverse, non potrei garantire l'univocità dell'ID. Ok? Bene, allora come risolvo il problema? Il famoso hashing trick. Faccio in modo di sostituire un dizionario Python con una funzione di hashing. Non ho problemi perché non devo gestire memory storage e soprattutto è stateless, per cui lo posso lanciare in parallelo. Scikit-learn mette a disposizione una funzione che si chiama murmurhash, scusatemi, che sì. Però è l'hash, non è univoco. Questo hash sì. Quello? Certo. Quello è il punto. Ci possono essere due parole che hanno poi lo stesso hash? Beh, non dovrebbe. Sì, ma infatti dico, non è univoco. Cioè, stai nella speranza che... sì. Large scale, sì. Dovrebbe funzionare nel large scale. Sicuramente, ovviamente. Però, proprietà di hashing sono che l'hashing sia univoco. Fonda principalmente su quello. Sì, no, vabbè, ma questo è un esempio, ovviamente. L'idea, in generale, giusto come concept, è il seguente: associare un numero univoco attraverso un hashing a ciascuna parola e quindi, in questo modo, riusciamo a poter... e l'hashing diventa l'ID della parola, per cui è possibile parallelizzarlo. In particolare, scikit-learn mette a disposizione una classe, un vectorizer, che include automaticamente l'hashing, per cui non ho bisogno di fare io l'hashing a mano. C'è un vectorizer che già crea l'hashing in questo modo. Ok. Ricollegandoci all'esempio di Daniel, quindi su Sentiment 140, l'idea è quella di provare a sfruttare queste tecniche per fare quindi feature extraction da tweet. Vado molto veloce perché qui, insomma, è interessante da raccontare. Si caricano i file che sono in formato CSV, legge il file CSV, ritorna, è composto da, come dicevo, i tweet e i target, quindi le etichette per ciascun tweet. Di training sono 200.000. Ok, ancora leggo i file test, cioè il training set, cioè il test set, quello che utilizzerò per valutare effettivamente il mio apprendimento. Utilizzo l'hash vectorizer, quindi ho fatto il fit prima. Training, posso fare il transform sul training. E cosa veramente divertente di scikit-learn è che posso creare delle pipeline, per cui le pipeline di processo che in generale io dovrei implementare a mano, dicendo che una computazione viene dopo un'altra, con scikit-learn lo posso fare in un colpo solo. In particolare, in questa pipeline verifico che prima deve essere eseguito l'hashing vectorizer e poi questo algoritmo, che è un algoritmo di classificazione. Quindi riesco a fare feature extraction e classification. In questa pipeline inserisco un hashing vectorizer, in quest'altra pipeline del tutto identica utilizzo il tfidf vectorizer, che è un'altra variante del count vectorizer che abbiamo visto prima, perché uso useIDF con false, quindi vedendo un po' i risultati, col TFIDF vectorizer ci mettiamo la bellezza di 12 secondi, mentre con l'hashing vectorizer dimezziamo il tempo. Ora, come riusciamo a riportare questo in una
Allora, in questo caso la parallelizzazione ha avuto effetto sulla solo sulla feature extraction. Adesso noi vogliamo parallelizzare anche la fase di learning, cioè la fase di classificazione. Ora, l'idea qual è? Qui è abbastanza intuitivo. L'idea è, abbiamo dati testuali e abbiamo le etichette associate a questi dati. Noi vogliamo provare a parallelizzare questo bunch di dati. Il primo pezzetto di parallelizzazione è suddividerli in diversi dataset. Okay? Ogni sottoinsieme avrà le sue etichette corrispondenti. A questo dataset creiamo delle rappresentazioni vettoriali. Abbiamo visto che con l'hashing vectorizer questo si può fare in maniera abbastanza semplice. Inoltre generiamo una serie di classificatori, utilizziamo lo stesso algoritmo di classificazione, ma lo facciamo in questo caso tre volte diverse per ciascun set che abbiamo ripartito. Alla fine, il risultato finale potrà essere l'unione delle classificazioni fatte dai diversi classificatori e quindi si fa la somma e in buona sostanza si fa la media. Il risultato di classificazione sarà la media dei classificatori ottenuti sui diversi dataset suddivisi. Nell'esempio che vediamo tra poco utilizziamo un classificatore che è abbastanza noto, il cosiddetto modello percettrone, che è un modello di classificazione veramente molto semplice e si basa su questa intuizione, quella di voler rappresentare con un formalismo il modello del neurone cerebrale. Ora non vi racconto i dettagli, se volete dopo ve li spiego, vorrei arrivare direttamente al codice visto che mancano pochi minuti. L'idea qual è? Che questo algoritmo prende in ingresso dei dati, poi ci sono W indica i pesi che si dà ai diversi valori di input e poi si generano l'output. Ciascun elemento identificato da una sigma è un neurone nel mio modello, cioè un modello di neurone, ok? Una trasposizione del neurone in una forma più o meno artificiale, ok? Magari i dettagli, se dopo volete, ve li racconto. L'idea generale dell'algoritmo è partire da una fase di inizializzazione in cui si inizializzano i pesi ai vari input messi in maniera casuale. C'è una fase di training in cui effettivamente si apprende il valore dei pesi e la fase di recall, in cui una volta che ho calcolato i pesi riesco a avere il risultato in output una volta che ho allenato la mia rete neurale. E questa è una sostanza, vabbè, c'è un po' di dettaglio matematico, insomma, adesso vi risparmio volentieri. Andiamo al codice. Lo facciamo con IPython Parallel e con il Direct View. Leggiamo il CSV da solito file di tweet. Con l'hash vectorizer di prima. Allora, con l'hash vectorizer, in buona sostanza, ok, l'hash vectorizer prende il testo che è ottenuto da shuffle, perché facciamo un po' di mixing del testo che vogliamo considerare per generare un po' di variabilità nei dati di apprendimento. Una volta che abbiamo ottenuto il testo, l'hash vectorizer, che è il nostro feature extractor, trasforma il testo per tirare fuori il feature vector, che è questo vectors, e va in input al perceptron, che è la funzione di learning. Ok? Quindi in questo caso non ho usato una pipeline come ho fatto prima, ho fatto una pipeline io manuale. Okay? La cosa però divertente è che ciascun client, ciascun processo che gira in questo client, esegue questo pezzo di codice. Infatti l'ho lanciato con questo PX. In IPython Parallel. Questo è il risultato. Vedete, ciascun processo ha fatto il parsing di 50.000 item per la prima partizione, ha fatto lo shuffling, ha acquisito i dati e ha fatto il fitting. Qua dice un fitting di un modello lineare, c'è un motivo, perché il percettrone è un classificatore lineare. Lo facciamo per 4 volte perché c'erano sempre 4 famosi processi in attesa. A questo punto abbiamo la fase di gathering. Direct View di IPython Parallel mette a disposizione un metodo gather, che in buona sostanza è un join sui diversi processi.
Infatti con la con il parametro block è bloccante questa chiamata, per cui tutti i processi sono lanciati in parallelo, il main process è in attesa che tutti e quattro finiscano. Una volta che è terminato, classifiers contiene, è un oggetto che è una lista dei classificatori ritornati da ciascun processo IPython parallel, okay? Quindi una lista di oggetti Python. Questa è la cosa bella, e l'integrazione si vede anche lì, nel senso che è tutto gestito attraverso oggetti Python. E fine l'ultimo step. Una volta che abbiamo tutti i classificatori, facciamo la media, dove in buona sostanza sfruttiamo gli attributi degli oggetti di scikit-learn, OF, che sono i coefficienti di apprendimento, intercept, valore di learning. Ora vi farmi i dettagli. Una volta che ho trovato il modello che è la media dei miei classificatori, calcolo lo score e ottengo il valore di valore medio di fitting del mio classificatore perceptron su quei dati. Ciascun classificatore, il valore di ciascun classificatore lo posso ottenere allo stesso modo iterando sulla lista classifiers che ho ottenuto in output dal getter. Infatti vedete, questi sono i valori dei singoli classificatori e questa è la media. No, un attimo, sì. Questo non è esattamente la media di questo. Questo è il modello medio. Mi stavo preoccupando delle direzioni di... No, è un giusto intervento. Questo qui che abbiamo fatto qui è il modello di classificazione medio. Cioè un modello che fa la media tra il fitting dei diversi modelli. Quindi è una composizione di modelli, in realtà. Ok? Non è la media aritmetica. Però insomma, più o meno... Ok, grazie. Grazie a lei. Abbiamo un po' di tempo per domande. Qualcuno che vuole fare una domanda? Ciao, innanzitutto complimenti. Volevo chiederti dei vari sistemi di parallelizzazione che hai presentato. Hanno tutti la capacità di istanziare i processi sui diversi core presenti sulla macchina? Perché se due processi saltano sullo stesso core, dopo vanno anche più lenti alla fine per il context switching. Sicuramente, sì, sicuramente. Allora... a riguardo posso dirti varie cose. Sì, allora, in teoria la risposta alla domanda è sì, cioè tutte le librerie, probabilmente forse è quella su cui bisognerebbe fare un po' di attenzione, è MapReduce, perché quella ha una necessità di configurazione particolare. Però pensando a multiprocessing joblib e IPython parallel, sì, possono e sono in grado di sfruttare tutti i core della macchina, che sia singola macchina o in caso di IPython parallel anche macchina distribuita, quindi permette di gestire anche i cluster. La cosa in più però che fa IPython parallel è quella di includere meccanismi load balancing, per cui in teoria lui permette di assegnare il carico al core più scarico in quel momento. Ha un po' di meccanismi così. Normale, se poi associ più processi rispetto ai core che hai, il context switch non lo eviti mai. Questo però non lo potresti fare, questo stesso problema lo hai anche se vai con MPI. Ora, io poi non sono esattamente tecnico, quindi è proprio... E infatti il discorso è, là, in quel caso puoi specificare con OpenMPI anche la finita, anche il fatto, ad esempio, di spostare alcuni processi in alcuni core saltando... Perché ad esempio se tu prendi il sistema come HyperThreading non hai core fisici, ma hai un core con due thread hardware, oppure tipo l'architettura Xeon 5 che ha 4 thread hardware e così via. Non è facile riuscire a fare load balancing su un sistema hardware con più unità di elaborazione, questo è il concetto. La dovuta premessa è che mero utilizzatore, nel senso che sto, come dire, questa per me è la prima esperienza di lavoro
con computazione parallela con machine learning. Ciao, ti volevo fare una domanda circa uno dei costrutti che ho visto nel codice, quello del pipeline. Sì. È possibile parallelizzare anche in modo funzionale, cioè anche il costrutto del pipeline è parallelizzabile o si parla solo di replicazione? Cioè io partizione i dati e ho più process unit che fanno la stessa cosa in parallelo, mentre il pipeline è di tipo funzionale, cioè ho lo stadio 1 o lo stadio 2. Questo parallelismo è anche... Allora, la pipeline serve semplicemente per indicare una pipeline, che è detta così. Il punto è che serve per indicare, vediamo se l'ho detto, l'ordine con cui devono essere eseguiti i task. Poi, internamente, questi task possono essere ulteriormente parallelizzati. Sì. Ma è solo una modularizzazione dell'ordine dell'esecuzione. La sostanza per implementare quel grafico con le frecce da cui siamo partiti all'inizio della presentazione. Sì, una domanda. Quando alla fine viene fatto, diciamo, il modello medio, quanto bene viene il modello medio rispetto a quello che otterremmo senza parallelizzare? Il classificatore, insomma. Bene, questa è una giusta domanda, però a cui non posso darti una risposta concreta. Una cosa di cui non ho avuto tempo di parlare è come si valuta questa roba, perché nel modello medio era 0,75, però esiste quello score, ha un bias forte, cioè un condizionamento legato al fatto che i dati che io ho considerato per l'allenamento sono sempre gli stessi. Ho fatto un po' di shuffling, però in realtà sono sempre gli stessi. Quello che bisognerebbe fare è utilizzare approcci sicuramente più sofisticati, fanno uno shuffling con un criterio preciso. Questo nome, questa tecnica ha un nome, si chiama cross validation. L'idea è: prendo il mio insieme di dati, lo spacchetto, in particolare esiste una tecnica che si chiama N-fold cross validation, dove N è il numero di spacchettamenti che fai. L'idea qual è? Io ho il mio insieme di dati, questi dati, che sono sempre nella forma dato etichetta, se ti ricordi, viene diviso in tanti chunk. A turno N ti dice quanti sono i chunk che tu devi tirare fuori. Se faccio una two-fold cross validation, l'idea qual è? Prendo il mio insieme di dati, lo divido in 10. 2 sono il mio test set, 8 sono il mio training set. Quindi io alleno il mio algoritmo sui primi 8 e lo verifico sugli altri 2. Okay? Questo però poi lo faccio a rotazione, finché tutti non sono passati una volta nel test set. Questo lo si può fare con un scikit learning, lo si può fare anche in parallelo. Se vedi prima, no, scusami, indietro, così te lo faccio vedere. Causa job lib, eccolo qui. Per cross validation. Search è un metodo che prende in input un modello, il numero di fold che devi fare, quindi in questo caso 3 di cross validation, e il numero di job su cui lo vuoi parallelizzare. Perché immagina che quando tu fai lo splitting del dataset, è lo stesso principio di prima, quando fai lo splitting del dataset e ottieni training e test, tu puoi generarti a priori tutti gli splitting, quindi fai tutte le rotazioni, e lanci su più processi ciascuna partizione. Ottieni, fai il landfall cross validation in parallelo, perché tanto ognuno vive di vita propria. Ok, grazie tantissimo. Sfortunatamente non abbiamo più tempo per domande, però potete comunque parlare con Valerio dopo nel corridoio. Grazie tantissimo.